Quello che avete appena sentito è un estratto dal celebre quintetto dei giudei, dalla Salome di Richard Strauss, e quindi l'apparizione di Yohanan, cioè Giovanni Battista. Questo breve ciclo di incontri dal Museo Teatrale della Scala ha l'obiettivo di proporvi alcuni degli aspetti salienti delle opere che verranno rappresentate nei prossimi mesi. Partiamo dunque dalla Salome di Richard Strauss, opera naturalmente imponente per organico orchestrale, orchestra veramente gigantesca, opera estremamente esigente dal punto di vista vocale, proprio perché le vocalità sono spinte all'estremo, naturalmente per prima la parte proprio di Salome. Strauss scrisse Salome tra il 1902 e il 1905, la prima avvenne proprio nel 1905 a Dresda, suscitando certamente un certo successo, ma anche indignazione e scandalo per il soggetto assolutamente scabroso, decadente e morboso. Una delle prime problematiche della Salome di Strauss è proprio il testo. Il testo Strauss lo trae dalla pièce teatrale di Wilde, Salomè, che era stata scritta in francese da Wilde stesso. Strauss si appropria di una traduzione e interviene addirittura sulla traduzione, quindi vediamo un ulteriore intervento da parte del compositore stesso su quello che è proprio il testo originale. Quindi c'è una stratificazione di interpretazioni già a livello testuale. Naturalmente in questi incontri non mi pongo l'obiettivo di presentarvi l'opera nella sua interezza o di essere particolarmente esaustivo su ciascun aspetto che riguarda appunto la composizione di quest'opera. Mi limiterò a dare qualche coordinata di quelli che credo siano, almeno a mio avviso, gli aspetti salienti o che possono quantomeno suscitare curiosità per un ascolto più attento. Abbiamo appunto appena sentito due temi ben riconoscibili, che sono il tema dei giudei e il tema di Yohanan. Due temi contrastanti e ben riconoscibili. La struttura tematica è fondamentale in quest'opera, perché Strauss, da buon epigono di Richard Wagner, fa larghissimo uso del cosiddetto leitmotiv, cioè appunto di un tema al quale è legato appunto un personaggio, una situazione, un'azione scenica. Il tutto condensato, se parliamo delle divine lunghezze wagneriane di Götterdämmerung, Siegfried, Meistersing, quindi parliamo di opere che durano mediamente dalle 5 ore in su, con Salome ci possiamo accontentare in realtà di una onesta ora, ora un quarto, ora e mezza se proprio vogliamo andare un po' larghi. Veniamo appunto subito alla musica. Proprio legato un aspetto, quello musicale, legato inscindibilmente alla caratterizzazione di ciascun personaggio. Ciascun personaggio quindi non solo ha un tema, ne ha più di uno, legato non solo a quello che è appunto l'aspetto psicologico, ma anche proprio alla situazione stessa nel quale viene presentato in scena. Parliamo proprio di uno dei primi leitmotiv, uno dei leitmotiv di Salome, che apre l'opera e che in realtà ci dà la sensazione di una Salome tutt'altro che morbosa e decadente, come possiamo immaginarla noi. In realtà ci dà un'idea quasi magica, quasi eterea di questa eroina tragica. Sentite l'inizio. Passiamo quindi da un do diesis minore col clarinetto e si va in do diesis maggiore con l'aggiunta della celesta. Questa atmosfera, come dire, levigata, magica, ci introduce in realtà in quello che è il mondo quasi celestiale di questa principessa alla corte di Erode.
La situazione chiaramente poi si fa evidentemente molto più complicata, tanto da giungere comunque a disturbare l'ascoltatore, in particolar modo attraverso proprio espedienti timbrici dei quali Strauss era assolutamente maestro. Vi basti pensare che questo esotismo dei timbri, per il quale evidentemente dovrete venire a sentire, dovrete quantomeno sentire l'orchestra della Scala, perché il pianoforte di Liszt, per quanto spettacolare, naturalmente però appiattisce la tavolozza orchestrale, non, per quanto uno si sforzi di immaginare, non è così semplice rendere appunto le diversità coloristiche del clarinetto, dell'arpa o appunto della commistione di timbri, dell'impasto timbrico che Strauss crea. Dicevo che appunto questo impasto orchestrale così esotico, così particolare, fece gridare allo scandalo parecchia critica, addirittura a storcere il naso a parecchi colleghi di Strauss stesso, per dirvi che alla prima esecuzione che avvenne successivamente a Graz era presente in sala Giacomo Puccini, il quale non rimase particolarmente convinto da questo capolavoro straussiano. La terrificante vedova di Wagner, Cosima, che ai noi è sopravvissuta al marito per ben 47 anni, disse direttamente a Strauss: guardi, ha commesso un errore imperdonabile con quest'opera, perché appunto ha cercato questo esotismo che già abbiamo sentito con questo primo tema, no? Troppo esotico per Cosima, nulla a che vedere con la pregnanza quasi popolare o comunque epica, naturalmente, di Siegfried. A seguito di queste resistenze e rispetto a una tavolozza coloristica così cangiante, in realtà Strauss risponde con una certa abilità, dicendo: beh, io vi ringrazio per i vostri rilievi, in tutto ciò però Salome ha avuto un tale successo, è stata richiesta da moltissimi teatri già appunto ai primi del Novecento, insomma, grazie a Salome Strauss si è costruita la villa Garmisch. Al netto di questi aspetti della cronaca, appunto, è interessante andare avanti a capire quali sono gli elementi tematici e come vengono in realtà anche sfruttati da Strauss, ogni volta cambiando colore, orchestrazione e per dipingere un particolare stato d'animo. Ora vi vorrei suonare, per esempio, dopo che abbiamo sentito questo inizio così evanescente di Salome, vi vorrei suonare invece uno dei temi della danza dei sette veli di Salome. Di nuovo, quindi, un personaggio che all'inizio ci appare come etereo, quasi casto, addirittura qualche musicologo è arrivato a dire ha una certa aura di castità all'inizio Salome, per questo poi induce paradossalmente la nostra compassione quando poi vedremo la tragedia sarà compiuta. Ma questa castità in realtà è messa a dura prova già dal trattamento del tematismo nella danza dei sette veli. Vi faccio sentire uno dei temi più importanti. Sentite che la ritmica in realtà è piuttosto semplice, perché è un banalissimo ritmo in tre movimenti, no? Uno, due, tre. Eppure c'è qualcosa di disturbante. Intanto dall'ingresso dell'oboe, dal timbro molto nasale. Aspetto della timbrica, appunto, così fondamentale in Strauss, che era un vero virtuoso della tavolozza orchestrale, insomma, era già
molto noto per i suoi capolavori, che erano i poemi sinfonici, e che naturalmente tanti di noi conosciamo, da Don Juan, Heldenleben, Zarathustra e tanti altri, era appunto un elemento che lui sapeva essere qualcosa di molto speciale nella sua, diciamo, nella sua agilità e nel suo virtuosismo compositivo, e quindi lo sfrutta al massimo, non solo introducendo queste linee portate avanti da strumenti estremamente nasali, estremamente aspri, che in realtà non solo ci danno appunto questa atmosfera etnica di cui parlavamo prima, ma in qualche modo già ci disturbano. È qualcosa che in realtà non, ci proietta in una dimensione di isteria del dramma. È questo che è così peculiare della Esanome di Strauss, questa costante e parossistica isteria e senso del disturbo che scuote lo spettatore e l'ascoltatore. Al netto poi di questo aspetto coloristico, c'è da dire che Strauss sfruttò anche nuovi strumenti. Per esempio, è per la prima volta nella storia che viene utilizzato l'Echelphon, che è praticamente una sorta di oboe. Adesso avete sentito la linea dell'oboe, un oboe più scuro in realtà. Pensate che l'Echelphon era stato richiesto da Richard Wagner. Purtroppo Wagner non vide mai la luce, non vide mai nascere questo strumento, perché morì appena prima dell'effettiva invenzione di questo strumento che lui richiese a un costruttore di oboi. Il primo compositore che in realtà ebbe l'opportunità di utilizzarlo fu proprio Strauss, quindi c'è una continuità anche appunto tra tra i due Richard, insomma, tra Wagner e Strauss. Quindi abbiamo questi aspetti che comunque contribuiscono a creare quello che è considerato l'aspetto più moderno di Salome. Adesso vorrei anche parlare un momento di quello che è l'aspetto vocale, perché si parla sempre appunto della difficoltà delle parti straussiane, in particolare della parte di Salome, naturalmente. Vorrei però far presente che Strauss stesso non era così interessato al mero atletismo vocale, quindi non era solamente desideroso di vedere un soprano che si dimenava sul palcoscenico e tirava fuori di sé i suoni più incredibili, ma in realtà era anche molto attento a quello che è la trasparenza. E quello che si può obiettare è che, al netto del fatto che Strauss abbia imbastito questa tavolozza orchestrale così ricca con strumenti nuovi come l'Echelphon, appunto un'orchestra che in buca è veramente estremamente numerosa, come potesse combinare questa scrittura con l'idea della trasparenza? In realtà Strauss stesso intanto non era affatto sdegnoso all'idea di eseguire Salome con organici più ridotti, ma c'era anche un aspetto proprio insito nella sua scrittura. Se adesso abbiamo l'opportunità di osservare una partitura di Strauss proprio graficamente, vediamo dei gesti orchestrali dove sostanzialmente a tutta orchestra è scritto forte, fortissimo, 3F. Come si può conciliare questo aspetto, che poi vedremo arriverà in particolare nell'ultima scena di Salome? Come si può conciliare questo aspetto parossistico e così violento dal punto di vista timbrico con la trasparenza che Strauss desiderava nel tessuto orchestrale e nella vocalità? Beh, pensando a quello che lui stesso raccomandava ai suoi musicisti quando concertava le sue opere, cioè pensare a queste dinamiche non in senso assoluto, cioè io leggo fortissimo e suono fortissimo, ma come la sommatoria del contributo di ciascuno a quello che poi è la dinamica finale. In questo modo, attraverso un lavoro estremamente accurato, proprio di concertazione, che evidentemente è affidato quindi a noi direttori d'orchestra, si riesce a ottenere quella magia che è appunto la trama sonora densa della scrittura di Strauss, assieme a questa vocalità spinta sì, ma ancora trasparente. Un'ultima cosa che mi viene in mente e vale la pena sottolineare a proposito
come dire, dello stretching al quale sono portati non solo le voci, ma anche gli strumentisti. Abbiamo parlato appunto dell'utilizzo di moltissimi strumenti dal timbro nasale, come l'oboe, il clarinetto, sempre spinto a registri molto alti, ma per esempio anche il contrabbasso, la parola stessa, il contrabbasso, uno se lo aspetta in realtà nei registri gravi. Invece no, Strauss ne fa un utilizzo assolutamente particolare in una delle scene chiave di Salome. È evidente che anche qua, un breve passo indietro, non sto qua a raccontarvi la storia di Salome, perché quella potete trovarla da tante risorse, ecco, che potete a vostro modo consultare, ma quello che mi interessa appunto è mettere in luce questi aspetti un po' particolari, appunto il contrabbasso, che noi tutti quindi associamo all'idea del supporto armonico, del basso proprio dell'orchestra. Strauss affida nella scena della decapitazione di Johanan un suono acutissimo che i poveri contrabbassisti devono eseguire al tasto, quindi in una posizione particolare, non particolarmente comoda, che, come Strauss stesso indica, deve assomigliare al gemito di una donna che in qualche modo subisce una violenza. Immaginatevi una situazione timbrica nella quale abbiamo le percussioni con i timpani in lontananza, pianissimo, Johanna nella cisterna e sta per essere decapitato, quindi una situazione di enorme tensione data da un pianissimo con le percussioni, e all'improvviso entra un contrabbasso solo. Ecco, questo effetto così, in realtà, se volete, minimo, perché all'ascolto è qualcosa di minimo, in realtà ha un effetto deflagrante su quello che è poi l'evolversi e l'esplodere della tragedia vera e propria. Quindi, e poi succede l'irreparabile. Ecco quindi che avviene la decapitazione di Johanan. Quindi non è solamente un aspetto, diciamo, priapesco dell'orchestrazione straussiana, non è solamente il desiderio di come dire, esporre una certa mascolinità e forza dell'orchestrazione, ma è anche la finezza di saper utilizzare gli strumenti spingendoli al loro limite, ma facendo pervenire a noi quelle che sono in realtà appunto esperienze di ascolto veramente molto intense. Abbiamo parlato quindi anche dei temi, della caratterizzazione di ciascun leitmotiv. Abbiamo visto il leitmotiv della disputa dei giudei, uno dei leitmotiv di Johanan. Poi abbiamo sentito l'inizio dell'opera con uno dei leitmotiv di Salome. Adesso sentiamo un altro leitmotiv legato a Salome, questa volta diverso. Siamo alla fine dell'opera. Salome ha ottenuto quello che ha chiesto al suo patrigno Erode, cioè la decapitazione di Johanan, e per giungere finalmente a possederlo, a poter baciare la bocca di questa testa mozzata, quindi è disgustosa come immagine. E qua di nuovo siamo in pianissimo, alla faccia di chi pensa a Strauss solamente come l'orchestratore dai fortissimi dei flagranti. Archi acutissimi. E adesso abbiamo l'ottavino con l'oboe, quindi due timbri assolutamente sinistri. Questo leitmotiv importantissimo di Salome. E poi una sorta di rumore dato dal tam-tam, i tromboni e l'organo fuori scena. Di nuovo Salome. Salome ha appena baciato Johanan la testa. La linea vocale di Salome adesso procede tutta per semitoni, per cui intervalli molto stretti. Ho baciato la tua bocca, dice. Tutti intervalli molto stretti.
Di nuovo questo rumore. La tua bocca, dice Salome, aveva un sapore amaro. Che sapore ha il sangue, si chiede Salome. In realtà il sapore del sangue è il sapore dell'amore, quindi... Dicono che le labbra hanno un sapore amaro, ma col sangue le labbra hanno un sapore dolce. Apoteosi di Salome. Ho finalmente baciato la tua bocca, dice. Abbiamo corni e violoncelle. Cromatismo molto wagneriano. E siamo arrivati in fondo, quasi. Ora sentite questo accordo. Salome finalmente viene giustiziato. Questo finale è estremamente potente per chiunque l'ascolti, per chi lo suona, per chi dirige, per chiunque, non parliamo naturalmente di chi sta sul palcoscenico. Ora sono arrivato in fondo perché è troppo bello perché venga interrotto, anche se al pianoforte naturalmente si fa quello che si può. Ma quello sul quale volevo fare, in qualche modo concentrare la vostra attenzione, è questo utilizzo estremamente, in realtà, per quanto di enorme risultato sonoro, ma estremamente raffinato della tavolozza orchestrale. E tutto è accuratamente studiato per aumentare la tensione del climax tragico vero e proprio. Quindi abbiamo questi semitoni che abbiamo sentito prima di Salome quando canta, poi arriviamo all'apoteosi di lei che finalmente ha baciato la bocca di Yohanan. Ma come risolve questa apoteosi? In una sorta di rumore deflagrante. Allora, armonicamente non vi sto a tediare sul fatto che ci sia una settima alla quale si sovrappone un accordo, ma non importa. Quello che non importa sentire è questa giusta posizione bitonale di due tonalità diverse, così distanti, per poi finalmente arrivare. Eppure Strauss non ci regala il dolce alla fine, ma ci regala in realtà tutto il sapore del sangue che la tragedia impone, con questa sorta di coda rapidissima attraverso la quale proprio sentiamo, insomma, gli scudi affondare su Salome, che viene finalmente uccisa. In questa sorta di catarsi possiamo quasi sentire una certa compassione, per esempio. Thank you.